e per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi ha 20 anni e se ne sta a morire in un deserto come in un porcile, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità. E anche Clementino 4. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Bravo, bravo. Grazie, grazie. Bravo. Tutti e quattro. Ok. Bravo. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Stefano Peli. Da dove vieni, Stefano? Vengo da Concesio, provincia di Brescia. Provincia di Brescia, perfetto. Come mai sei qui a The Voice? Come mai sono qui a The Voice? Diciamo che io ho due hobby, no? Solitamente nell'altro hobby alzo l'asticella, questa volta ho voluto alzarla anche musicalmente. Oh. E utilizzo per tutti e due gli hobby delle aste. Una è l'asta per il microfono e l'altra è l'asta perché faccio un salto con l'asta. No, oh, fantastico! Meraviglia! Hai capito? E come sì. Fai? Bello vedere, salto, tu l'hai mai fatto il salto con l'asta? Tutti i giorni. Tutti io fatti il salto come un lastra. Esatto. Sì, sì. Oh. Vogliamo vederlo suo salto? Sì, e come facciamo a vederlo? Si schianta sulla video The Voice. Ah. Complimenti, no, hai scelto un brano del professore. Roberto magnifico. Vecchioni, grande. Il grande Roberto Vecchioni. Sai, quando si toccano questi cantautori c'è sempre un grande rischio, quindi sei stato molto molto coraggioso. Per questo ti apprezzo e l'hai cantata benissimo. Come mai l'hai scelta? Grazie. Allora, ho voluto portare questa canzone di Roberto Vecchioni per dedicare a un amico che è scomparso a febbraio del 2022. Ah. Lui organizzava delle serate musicali in cui ero ospite io e mia figlia che canta con me. Ah. E c'era spesso e volentieri anche Roberto Vecchioni. Lui mi fece una promessa dicendomi: prima o poi ti farò cantare in duetto con Roberto Vecchioni. Questo purtroppo poi non è accaduto. E allora ho voluto portare questo brano per dedicarlo a lui. E sono felice che vi siete girati perché credo che sarà felice. Si chiamava Mario Filipponi. Ciao Mario! Aveva un cuore grande e credo che farò felice molti di quelli che lo conoscevano. Possiamo dire qualcosa? Sì. Dillo. Allora, noi siamo molto vicini a Roberto Vecchioni. Se viene con noi, potresti anche conoscere Roberto. Ma questo sembra un ricatto. Non è un ricatto. No, se vieni con me, ti porto a mangiare a casa di Roberto Vecchioni. Allora, se vieni con me, altro che salto con l'asta, nella mia squadra farai il grande salto! Ridere, ridere, ridere ancora, ora la guerra paura non fa. Brucia le divise dentro il fuoco la sera, brucia nella gola il vino a sazietà. Musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò. Vide tra la folla quella bella signora, vide che cercava lui e si spaventò. Ritornello! Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo. Scegli Clementino! Stefano, che fai? Devi scegliere! Ricchi e poveri, Clementino, Gigi, Loredana. È più facile saltare con l'asta che scegliere uno di voi, sinceramente. Bravo! Sinceramente...
spero che nessuno di voi si offenda, ma io ho in mente ormai da parecchio tempo una persona. Loredana per te. Oh, wow, grazie.